Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Zona Verde, il format di Zona Locale dedicato alle tematiche ambientali. Oggi siamo qua in via del Cimitero per parlare di questi stupendi cipressi, questo viale costeggiato da questi alberi secolari che però ha visto nel tempo diminuire la presenza di questi esemplari arborei. Durante un recente sopralluogo ne abbiamo contato 30 in meno, cioè 30 sole vuote. Oggi vogliamo fare un po' il punto della situazione con i nostri ospiti, che sono l'architetto Francesco Paolo D'Adamo e l'agronomo Paolo Matassa. Iniziamo con Francesco Paolo D'Adamo. Perché questo viale ha un valore storico? Basta guardarlo, basta mettersi a Corso Mazzini o mettersi all'ingresso di vecchio del cimitero e vedere l'imponenza, la qualità, l'estetica. Le prime foto del 1875-70 mostrano i cipressi ancora piccoli, però già nel 1920 erano giganteschi come lo sono adesso e quindi già questo meriterebbe uno spazio tale da venire rispettato. Certo, non è più come fino agli anni 70, tutta campagna e alberi di ulivo. Adesso sono pieni di case e un po' si è perso il fascino del cipresso, però il viale è ancora, secondo me, si mantiene in maniera eccezionale, eccellente. Quindi sono alberi che hanno più di 200 anni. Diciamo che nel 1900, 1875 già esistevano perché c'è questa foto che non so che fine possa aver fatto nel mio disordine, non la trovo, però esisteva. Considerando che del cimitero se ne parlava già nel 1804 con l'editto di Saint-Cloud, Napoleone e quant'altro, considerando che ci è voluto tanto tempo, dal 1817 al 1818, con le febbri petecchiali e miasmatiche, i morti prima venivano messi nelle chiese, poi nel Santo Stefano, poi a Santa Lucia, poi a San Nicola, infine a Punta Penna, Colle Martino e Punta d'Erce, finalmente si decisero in questo spazio, nemmeno troppo adatto perché c'era tanta acqua che ancora adesso, quando piove, scivola e riempie le cantine dei palazzi costruiti qua su via Le Mazzini. Da allora si può pensare che questo viale va rispettato storicamente, oltre che per la bellezza delle piante. Secondo te, c'erano e ci sono i requisiti perché questo viale diventi monumentale? Questo viale è già monumentale, bisognerebbe scriverlo su un pezzo di carta e è già monumentale. Diciamo che come si rispetta un monumento, si rispetta il portale di Pietrocolla, si rispettano le tombe dentro, si dovrebbe rispettare anche il viale che, ripeto, è stato osannato in varie storie locali, in varie poesie. Io mi ero portato un po' di appunti, ma con il tempo che magari lo riserviamo a un'altra parte, un altro servizio. Paolo Matassa, agronomo, perché questi alberi sono importanti dal punto di vista botanico? Allora, il cipresso è una conifera molto alta, può arrivare ai 50 metri d'altezza, ma da noi bene o male si ferma sulla ventina. È una pianta che, come possiamo ben vedere, ha una chioma lanceolata, slanciata verso l'alto. Quindi molto, molto verde, dunque ha un tronco che è molto resistente, tant'è vero che viene usata come pianta anche nei frangivento in campo agricolo. L'apparato radicale ripete un po' la forma della chioma, quindi radici che vanno molto in profondità e quindi praticamente non creano problemi alla viabilità o ai marciapiedi. Infatti, i marciapiedi della strada di questo viale sono praticamente indenni. Allora, come ho detto poc'anzi, abbiamo verificato che ci sono 30 sole vuote, quindi 30 cipressi negli anni sono stati abbattuti, 5
sono stati tagliati di recente. Non andrebbero quantomeno sostituiti per ripristinare il viale? Allora, se noi guardiamo questo viale, praticamente ci dà un bellissimo colpo d'occhio, anche se, come hai giustamente detto tu, le fallanze sono numerose. Non solo, ma anche questi alberi sono stati un po' potati un po' troppo drasticamente, infatti i rami bassi sono stati tolti tutti quanti e questo praticamente ha modificato la forma tipica del cipresso. Per conservare questo viale, sì, indubbiamente la prima cosa da fare sarebbe ripiantare tutte le piante che sono state nei momenti successivi abbattute e tolte. Quindi rimettere piante nuove e praticamente curarle come si deve. Cioè in pratica c'è una regola che dice che una pianta nel verde urbano è potata bene se non si vede che è stata potata. Il che vuol dire che gli interventi devono essere estremamente mirati a rami che sporgono, rami malati, rami spezzati, ma molto molto indicizzati. In questo caso purtroppo non è stato fatto. Però ripiantando le piante potremmo conservare la bellezza di questo viale. Il cipresso, oltre che una caratteristica di alcuni paesaggi italiani, tipo quello toscano, è sempre stata utilizzata come pianta per i viali cimiteriali oppure come appunto abbellimento dei cimiteri. Questo sostanzialmente per tre motivi. Il primo, la chioma è slanciata verso l'alto, quindi sembra quasi una via verso il cielo. La seconda è che praticamente è una pianta, appunto, dicevo, colonnare, bellissima. La terza è che le radici vanno in profondità e quindi non andavano a interferire con le tombe.